protezione le ha creato lo Stato, che invece dovrebbe aiutare i cittadini e in particolare le fasce più deboli, e che non sta cambiando minimamente direzione. Tutto ciò fa capire che c'è qualcosa di decisamente marcio in questo governo e anche in quelli precedenti. Presidente, non abbiamo voluto presentare noi una nostra mozione perché il governo ci ha fatto ben capire l'importanza che riserva agli impegni che gli vengono dati dal Parlamento, e voteremo favorevolmente le mozioni perché ormai l'unica cosa che resta da fare è cercare di fare un piccolo passo alla volta, visto che chiaramente di malattie rare nel suo insieme il governo vuol far solo finta di occuparsene. Grazie. La ringrazio, onorevole Giordano. Onorevole Vittoria D'Incecco. Onorevole D'Incecco, prego. Invito i colleghi intanto a prendere posto perché è l'ultimo intervento in dichiarazione di voto. Prego. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi. Le malattie rare sono considerate tali quando colpiscono non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti, ma questo non significa che i pazienti che ne sono colpiti siano pochi. Sono patologie rare, ma non per questo meno gravi e debilitanti di altre malattie più diffuse. Tra le malattie rare è configurata la fibrosi polmonare idiopatica, di cui oggi ci occupiamo perché essa purtroppo in Italia non è attualmente inserita nell'elenco di quelle esenti da ticket. È la più frequente delle malattie respiratorie rare e può manifestarsi a qualsiasi età, anche se più frequente dopo i 60 anni. Non mi voglio soffermare sulle caratteristiche della patologia, di cui ho già parlato ieri in discussione generale e di cui già hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduta. Mi preme invece evidenziare che le persone che sono affette da questa malattia hanno bisogno di un'assistenza che tenga in dovuta considerazione, oltre le cure, che devono essere il più precoci possibile, anche il carico psicologico ed emotivo, perché la presenza di una malattia è anche un potenziale fattore di rischio di esclusione sociale del nucleo familiare. Le famiglie, infatti, spesso si trovano sole a sostenere notevoli costi economici e sociali, e in alcuni casi chi assiste la persona malata deve trascurare o addirittura lasciare il posto di lavoro. Le famiglie sono costrette a volte a fronteggiare con strumenti inadeguati una malattia certamente difficile da gestire e hanno difficoltà nel far fronte alle cure mediche. Il gruppo del Partito Democratico sente il dovere di dare risposte concrete a questi malati e alle loro famiglie, perché il diritto alla salute e la qualità delle cure e dei livelli di prestazione sanitaria devono essere garantiti a tutti i cittadini, anche a chi è affetto da una patologia poco conosciuta che agisce in maniera silenziosa e subdola, ma che può avere un'evoluzione rapida e purtroppo letale se la diagnosi arriva in ritardo. Il Partito Democratico ha già dimostrato di prestare particolare attenzione al tema della salute e, vista la sensibilità avuta con gli ultimi provvedimenti dal Governo in questo campo, grazie anche al prezioso lavoro della Commissione Affari Sociali, condividiamo in toto la mozione dell'onorevole Vargiu e chiediamo un impegno concreto finalizzato al riconoscimento della fibrosi polmonare idiopatica come malattia rara, assicurando l'accesso a carico del Sistema Sanitario Nazionale di tutti i trattamenti di diagnosi e cura, con livelli essenziali di assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale, corsi di formazione del personale sociosanitario e campagne informative per l'intera popolazione. Chiediamo altresì di favorire l'integrazione dei centri di riferimento italiani nelle reti europee per un efficace ed utile scambio di conoscenze e di esperienze diagnostiche e terapeutiche, con azioni di monitoraggio sull'operatività dei centri stessi e una raccolta dati continuamente aggiornata sull'incidenza e la mortalità della malattia. Pertanto, signor Presidente, annuncio il parere favorevole del Partito Democratico alla mozione Vargiu, perché il Governo si impegni a sostenere queste persone e le famiglie non solo dal punto di vista delle cure, ma anche sotto il profilo psicologico e sociale, perché dietro ad ogni malattia rara, come appunto la fibrosi polmonare idiopatica, c'è una persona, ci sono famiglie, sogni, sacrifici, vite da vivere con dignità e consapevolezza, vite di cui noi abbiamo il dovere di prenderci cura nel migliore dei modi,
perché promuovere e assicurare il diritto alla salute significa elevare il livello di civiltà di un paese e questo è sicuramente un obiettivo tra i prioritari del Partito Democratico. La ringrazio. Passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico sulla mozione Bargiu, Dincecco, Gullo, Binetti ed altri 1.191, su cui il Governo ha espresso il parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Abrignani, Valentini.